Buonasera e benvenuti a un'altra puntata di Nero su Bianco. Si avvicina l'appuntamento con il Toscana Pride, che probabilmente sapete, quest'anno si terrà ad Arezzo, un'occasione che ci permette non solo di parlare dell'evento, di quelle che sono le sue motivazioni, di quello che rappresenta anche per la nostra città, ma anche l'occasione magari per parlare dei diritti, delle rivendicazioni da parte delle componenti che partecipano appunto al Toscana Pride, a questa giornata, possiamo definirla anche dell'orgoglio. Allora, ne parleremo questa sera con Veronica Vasarri, portavoce del Comitato Toscana Pride. Buonasera Veronica e benvenuta. E poi è con noi la professoressa Chiara Tommasiello, presidente del Forum delle Famiglie e membro anche di Generazione Famiglia per Arezzo. Buonasera. Buonasera. Piero Franchini, che è qui sempre Buonasera, con noi, sempre qui. presente, ritorna David Buonasera. Faltoni. Allora, tra poco sentiremo che cosa ne pensano alcuni aretini che abbiamo ovviamente trovato a caso per strada. Chiedo subito a Veronica, ecco, che cosa accadrà quel giorno ad Arezzo e quali sono le motivazioni, insomma, di questo evento? Quello che speriamo, che ci auspichiamo, è che tantissime persone, quindi qualche migliaio di persone, scenda in piazza e scenda nel corteo del Toscana Pride. Fondamentalmente è una manifestazione che si svolge appunto con una parata, con una sfilata in cui sia le associazioni promotrici che tutte le varie componenti, associazioni, realtà informali o meno, che non si occupano direttamente di diritti, ma che supportano la causa e comunque l'uguaglianza per tutte le persone, sfileranno con cartelli, bandiere, colori, musica, insomma, quello che contraddistingue un po' i Pride. E le motivazioni sono tante, ovviamente riconosciamo che dal punto di vista giuridico le cose stanno cambiando, con la legge sulle unioni civili sono stati riconosciuti alcuni diritti alle coppie, ma sia a livello giuridico che soprattutto a livello sociale ancora sono tante le questioni, i diritti negati, le difficoltà che le persone, ad esempio transessuali, incontrano, il problema del bullismo, dell'omofobia, insomma sono tanti temi e spero che ci sia occasione anche di Sì, approfondirli. assolutamente. Quindi anche l'occasione appunto per rivendicare nuovi diritti, possiamo dire Certo, così. cioè nuovi diritti, l'uguaglianza delle L'uguaglianza. persone. Dal Forum delle Famiglie come seguite eventi, come vedete questo tipo di eventi? Ma dunque, bene che ci siano manifestazioni, che ci sia la libertà da parte di tutti di manifestare e di dire la propria opinione, di scendere in piazza anche in migliaia di persone, soprattutto è importante di fronte a queste cose che non ci sia, che non vengano ostacolate, che non ci siano persone che si mettano di traverso. Capita purtroppo tante volte, insomma, che invece accada il contrario. Io lo parlo per esperienza personale perché sono stata anche promotrice di veglie ad Arezzo, per esempio, le famose veglie delle sentinelle in piedi, che invece al contrario, insomma, pur muovendosi in maniera estremamente pacifica per dire altre cose, però in maniera estremamente tranquilla, sono state ostacolate, a volte in alcuni posti in Italia anche fortemente ostacolate. Quindi io sono molto felice di poter accogliere qualsiasi tipo di manifestazione, anche un Pride. Io parlo per me stessa come rappresentante appunto del Forum delle Famiglie d'Arezzo, ma anche come membro di Generazione Famiglia. Non abbiamo ovviamente nulla contro l'omosessualità in sé. Ci sarà da parlare e da discutere su alcuni punti, probabilmente, nel corso della trasmissione. Sono stati toccati le unioni civili, quindi l'equiparazione dell'unione tra persone dello stesso sesso, una possibile equiparazione al matrimonio, questo simil matrimonio, e quindi tutto quello che da questo potrebbe poi sortire, venire fuori. È stato toccato il tema dell'omofobia e quindi del bullismo. Ecco, anche a me interessa che queste questioni vengano un po' approfondite nel corso della trasmissione. Bene, lo faremo sicuramente. Intanto sentiamo gli aretini, ecco, come attendono questa giornata. Io non ci vado. A me non mi piacciono i gay. Li farei come in Russia. Però questa è omofobia. Eh?
La sua è omofobia? Sì, è omofobia la mia. Allora posso dire libertà, ancora poco, qui in Italia è poca la libertà, ma ancora c'è. Incredibile raccogliere simili testimonianze nel 2017, eppure la libertà di opinione è anche questo. L'occasione è il Toscana Pride, che si terrà ad Arezzo il prossimo 27 di maggio. Per chi non lo sapesse, il Toscana Pride è una manifestazione promossa dalle associazioni e dai gruppi organizzati che animano il territorio della regione nello spazio LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transessuali, intersessuali, queer dall'inglese eccentrico e asessuali, al fine di promuoverne la piena cittadinanza. Il nostro intento, si legge nel sito della manifestazione, è quello di trasformare l'indignazione, la paura e la rabbia per i soprusi e le discriminazioni in partecipazione attiva e costruttiva. Perché no? Ognuno è libero di fare quello che crede, cioè della propria vita. Io non ho pregiudizi contro nessuno. Sono contraria, ognuno faccia quel che vuole, ma non si può venire in giro. Bambini vogliono un babbo e la mamma, non si può fare. Il mondo è cambiato. Pienamente d'accordo. Non dovremmo quasi nemmeno parlarne come una cosa strana, come che facesse notizia. Dovrebbe essere una cosa normalissima. E delle famiglie arcobaleno, quindi comunque coppie omosessuali con figli. Amore e famiglia, secondo me. I bambini si crescono con l'amore, non con il genere. Quindi sono pienamente d'accordo e favorevolissima. Contrario a queste manifestazioni così, che per me non hanno senso, insomma, ecco, paventare queste cose così, benissimo tutto quello che hanno ottenuto, però che ognuno stia nel suo, insomma, ecco. Beh, noi siamo favorevoli che ci siano delle manifestazioni per tutti, insomma, ci mancherebbe altro, certo, è un modo per farsi vedere, anche per, non so, mi sembra giusto e normale che possano farlo, insomma. Arezzo li dovrebbe accogliere, secondo lei? Ospitandoli normalmente come una manifestazione, cioè non vedo niente di diverso, di strano rispetto alla normalità, insomma, come una semplice manifestazione che farebbero tutti. Un ottimo input soprattutto per le nuove generazioni, perché capiscano che ci sono famiglie di tutti i tipi, quindi è un loro diritto e una benedizione per i futuri loro bambini, perché sono comunque un altro tipo di nucleo. Un nucleo alternativo che va considerato assolutamente al pari, quindi assolutamente sì. Senta, ancora oggi purtroppo c'è omofobia, perché secondo lei? Mancanza di, proprio ignorare, mancanza di curiosità, mancanza di conoscere, mancanza di contatto e soprattutto quello narrow-minded, proprio una ristrettezza mentale dovuta a poco magari viaggiare o forse viaggiare in maniera non aperta. Quindi omofobia proprio perché non si conosce. Allora, una carrellata di opinioni molto variegate. Piero, tu come la vedi? Ma io come la vedo? La vedo perché, cioè, chiaramente la gente della mia generazione, probabilmente come abbiamo visto, diciamo che ha più difficoltà a capire. E quindi ecco. Io per quanto mi riguarda invece sono, nonostante diciamo la realtà, sono abbastanza aperto a queste cose. Chiaramente certe cose magari, ecco, diciamo, ho più difficoltà a condividerle e a capirle, ecco, perché secondo il mio punto di vista bene la manifestazione, però io certe volte ho avuto modo di vedere dei filmati, delle fotografie, ecco, mi è sembrato che tante volte ci sia anche un po' di esagerazione, insomma, ecco, nel manifestare, nel fare, perché io ognuno deve appunto ottenere i propri diritti, credo che però i propri diritti si ottengono anche in modo più pacato. Certe volte io ho visto magari anche in modo un po' sguaiato, un po' per dire, ecco. E quindi questo mi sembra che, Dio ce ne scampi liberi, che ben vengano ad Arezzo, quindi io per me, per quanto mi riguarda, per dire, ecco, non ho nessuna difficoltà. Però ecco, secondo me tante volte magari queste cose un po' eccentriche, un po', ecco, magari a gente probabilmente della mia età danno più noia, mentre invece c'è più apertura per, cioè, tu dici che forse sono un danno per le loro stesse rivendicazioni? Secondo me sì, ecco, secondo, non lo so, probabilmente non lo so, perché io ho visto tante volte, per dire, so, uno con un barbone, ho visto delle fotografie a Roma, per dire, era di Roma, che era fatta fra l'altro un collega, con un uomo barbone con un reggiseno, cioè queste sono cose che, insomma, secondo me non dicono niente, insomma, ecco, probabilmente, insomma, però
Ma intanto nelle immagini che abbiamo visto nel servizio sono immagini di repertorio sono immagini di repertorio del Toscana Pride di Firenze dell'anno scorso e non so, insomma, sfido a chiunque a vedere dov'è questa esagerazione, questa ostentazione. Quelle erano immagini del Toscana Pride. Sì, sì. È chiaro che non stiamo a New York, non stiamo ad Amsterdam o in altre città. In ogni caso, tra le tante rivendicazioni dei Pride c'è anche quello della visibilità, perché comunque i Pride hanno una storia, nascono 30 anni fa quando la discriminazione era un qualcosa di molto, molto più pesante ovviamente rispetto ad oggi, o era un qualcosa... La stiamo vivendo oggi non in Italia ma ad esempio in Cecenia, in Russia, dove le persone omosessuali non esistono, devono necessariamente nascondersi perché si pensa che non esistano. E lì commettono un errore. Sono perseguitati, rischiano la morte, rischiano di essere incarcerati, sì, quindi appunto, è un errore. E lì commettono un errore chi fa. Ah, ok, certo. Però appunto tra le tante rivendicazioni c'è anche quella della libertà di espressione, della libertà di essere, della libertà di vestirsi come si vuole. Quel giorno tutto ovviamente può essere un po' più enfatizzato perché è un momento di massima visibilità, ma l'obiettivo è trasmettere questi valori poi nella quotidianità, insomma, e rompere anche un po' quelle che possono essere le regole rigide legate al genere, cioè ci si veste in un certo modo o ci si comporta in un altro modo. Quindi l'intento è anche quello, ha un'educazione della cittadinanza alle differenze in generale, insomma, come ha detto anche qualcuna delle mamme che ho visto nel servizio. Davide, è pronta Arezzo, ecco, un evento di questo tipo? Tu ci andrai? Allora, io credo che Arezzo sì, sia pronta, sì, come d'altronde è pronta... come pronta tutta l'Italia, e cioè secondo me bisogna, per riuscire a capire questo tipo di manifestazioni, io credo che bisogna un attimino anche capire, fare un'analisi un po' della nostra storia, e vorrei sottolineare un aspetto molto, che secondo me è molto significativo. Allora, che se andiamo a guardare, ripercorriamo i percorsi della nostra civiltà nelle varie epoche e quindi le varie società che troviamo, quindi partiamo dall'impero romano, dai romani ci rendiamo conto che per esempio non c'era discriminazione nei confronti dell'omosessualità e guarda caso non c'era discriminazione nemmeno verso la donna. E prova ne è che basta andare a Pompei dove si trovano gli ambienti dove c'era un'eretrice maschile e femminile e quindi questo dimostra che poi anche giuridicamente non c'erano discriminazioni. Le discriminazioni nel nostro paese, nella nostra cultura iniziano nel tardo medioevo. E perché anche nei primi periodi medievali non c'erano discriminazioni. Il massimo della discriminazione si ha proprio verso 1600-1700 con il periodo dell'Inquisizione, con la caccia alle streghe e i roghi, dove praticamente venivano bruciate fondamentalmente queste persone che rivendicavano i propri diritti. E spesso si usava poi il pretesto in molti casi anche proprio di fare questa illazione sull'omosessualità di quella persona per poterla poi l'Inquisizione bruciare tranquillamente. E proprio in quell'epoca lì voglio sottolineare questa discriminazione che era comune tra. Era molto forte in una società maschilista, quindi la stessa sorte toccava alle donne fondamentalmente e anche ai cosiddetti diversi, quindi gli omosessuali. Ed era una società talmente ipocrita e talmente direi anche ridicola che proprio nel Settecento gli uomini si vestono da donna, si truccano, si mettono le parrucche e basti considerare che nell'arte del canto, sia nei teatri ma soprattutto nelle chiese, era proibita la donna
e per risolvere, quindi per avere contrasti nelle voci, si usavano i cosiddetti eunuchi, praticamente venivano castrati dei bambini per poterli fare poi crescere e cantare nei cori. Ecco, questo la dice lunga su che cos'è la discriminazione. Quindi una società come quella che arriva al punto proprio di impedire, cioè non vuole le donne nelle chiese a cantare, e guardate che questa è una cosa molto particolare che si è conservata fino a poco tempo fa, perché è recente che molti preti, specialmente nelle campagne, abbiano ammesso le donne a cantare nei cori in chiesa, perché erano rigorosamente solo maschili. E questo atteggiamento, quindi questa discriminazione, è sempre camminata di pari passo, e attualmente anche in queste società, come ha parlato prima la Cecenia, ma anche molti altri paesi a noi vicini, c'è queste, sono delle società maschiliste, quindi la donna ha un ruolo subalterno, e guarda caso in tutti quei tipi di società anche queste forme, queste manifestazioni cosiddette LGBT sono discriminate, molte volte sono anche proprio condannate a morte. Quindi io credo che queste manifestazioni, pur nell'eccesso, abbiano un significato. Io ricordo, credo che in Italia la vera chiave di volta contro le discriminazioni, e continuo a dire che la discriminazione, secondo me, non è solo quindi degli omosessuali, ma è una discriminazione che comincia soprattutto dalle donne e finisce e si estende a queste forme, a queste altre forme, il Pride che fu fatto a Roma durante il Giubileo del 2000. Io credo che quello, con tutti i suoi eccessi, ma il fatto che sia stato trasmesso dalla televisione nazionale, abbia fondamentalmente segnato il discrimine nel nostro paese. Da quel momento lì le cose sono cambiate completamente. Questo, sei d'accordo con questa ricostruzione storica, quindi questa discriminazione di pari passo che ha visto come vittima la donna e diciamo gli omosessuali? Ma è stata citata, beh certo, ho seguito con attenzione insomma tutto quello che è stato detto, e diciamo che è stata citata più volte, no, giustamente, anche questa, la discriminazione, questo atteggiamento nei confronti della donna, e se non sbaglio lei ha citato anche più volte la Chiesa, no? Il fatto che nelle chiese, la Chiesa, insomma l'ha ripetuto più volte. Ricordo che comunque, insomma, senza entrare nei meriti confessionali, perché non hanno a che vedere con nessuna delle questioni che verranno affrontate stasera, però giusto per essere precisi, la Chiesa Cattolica si fonda su un messaggio che è quello di Gesù Cristo, che è stato il più rivoluzionario dal punto di vista dell'atteggiamento nei confronti delle donne che si possa mai essere concepito 2000 anni fa, per cui che dopo magari sia stato purtroppo, come spesso accade, non sia stato compreso, sia stato adulterato e non si sia colta la novità, la grandissima novità che è proprio l'accoglienza, l'ascolto della donna, questo sicuramente è un altro paio di maniche. La discriminazione è sempre, la ghettizzazione, qualsiasi forma di emarginazione sociale è sempre da stigmatizzare in qualsiasi circostanza essa avvenga, indipendentemente dal fatto che la persona possa essere di orientamento omosessuale o che sia eterosessuale. Cioè, voglio dire, questo penso che siamo d'accordo tutti, se io vengo aggredita per strada e mi viene fatto del male, voglio dire, io non è che ho meno diritti di essere tutelata rispetto a una persona di orientamento omosessuale, perché in quella situazione lì si verifica un aggravante. Di quale tipo sarebbe l'aggravante? Cioè, come a scuola, io lavoro nella scuola, il bullismo che vedo e purtroppo e che passa sotto gli occhi e che si verifica spesso nelle scuole, molto di più che contro persone con orientamento di tipo omosessuale, si rivolge a persone che vengono magari definite sfigati, ragazzi sfigati, oppure perché sono grassi, oppure perché sono i cosiddetti secchioni, sono quelli che magari in classe studiano di più, si danno più da fare, ottengono risultati più alti, e vengono immediatamente ghettizzati e spesso proprio gravemente bullizzati o cyberbullizzati. Per cui, ecco, quando si parla di, prima abbiamo toccato il tema dell'omofobia, è stato toccato anche durante le interviste più volte questa parola, a parte l'importanza di definire il termine in maniera chiara, di modo che se uno dovesse mai commettere questo crimine sappia di che cosa viene incriminato sul serio, seriamente, insomma abbia materiale giuridico con cui potersi confrontare.
E dall'altra parte io non vedo l'emergenza nel 2017, condivido la sua, in parte la sua ricostruzione storica, però ora siamo in un contesto storico assolutamente diverso, l'Italia in modo particolare è un paese che è stato definito a più riprese uno tra i paesi più gay friendly, Arezzo mi sembra che sia una città estremamente, da questo punto di vista è vero, ci sono stati personaggi che hanno avuto uscite un po' infelici all'inizio, però mi sembra che ci sia stato un atteggiamento positivo di accoglienza. Se parli di queste cose nel mondo giovanile, di queste tematiche nel mondo giovanile, è difficilissimo trovare condizioni ostative oppure un'aggressività, eccetera. Chiaro che quando poi guardiamo la televisione, il servizio che viene fatto, al quale viene dato grande rilievo, del ragazzo che viene picchiato, eccetera, perché omosessuale, è chiaro che probabilmente si risvegliano dentro, no? Giustamente, perché, ma non è perché è quella condizione, ma perché è sempre una cosa da stigmatizzare, da fermare, da contrastare, il bullismo e l'aggressione nei confronti delle persone e in modo particolare di categorie di persone. Ripeto, può essere la categoria nelle scuole, perché quando si parla di bullismo in modo particolare ci si riferisce al mondo scolastico, di persone con caratteristiche fisiche particolari, con caratteristiche mentali particolari, spesso anche i disabili purtroppo sono vittime di bullismo. Ecco, per cui secondo me creare una categoria da difendere in modo particolare non è un'operazione particolarmente corretta dal punto di vista giuridico. Ci riallacciamo anche a quello che dicevamo prima quando ho chiesto, no? Nuovi diritti, no? I diritti uguali agli altri, no? Ecco, allora rovesciando, diciamo, la domanda, ecco, perché ci dovrebbe essere, appunto, chiamiamola una categoria, no? Che, diciamo, un reato che dovrebbe essere più grave, visto che stiamo parlando appunto di discriminazioni, no? Di anche persone che magari anche per il loro stato di omosessualità possono essere aggredite, ma come diceva la professoressa capita anche, diciamo, ad altre categorie. Ecco, perché, diciamo, l'orientamento sessuale dovrebbe essere un aggravante? No, l'orientamento sessuale non dovrebbe essere un aggravante. Il dato di fatto è che è uno dei tanti motivi per cui si può venir bullizzati o discriminati. Io parlo, quando parlo di aggressione, non intendo soltanto l'aggressione fisica, per fortuna, ma l'aggressione, la violenza può essere psicologica, può essere sociale, può essere in tante forme. Esatto. Certo. Quindi quando noi, per esempio, in associazione abbiamo un telefono, una linea d'ascolto, uno sportello di ascolto, se nel 2017 riceviamo ancora chiamate di persone che hanno difficoltà, hanno vergogna a dichiararsi, hanno vergogna a frequentare dei posti con altre persone omosessuali, temono per ripercussioni nel mondo del lavoro, nell'ambiente di lavoro, questo significa che ancora evidentemente non c'è un clima di accoglienza sempre. Per fortuna sono sempre meno casi e lo sono anche grazie alla visibilità e al lavoro delle associazioni, delle persone che appunto non hanno problemi a metterci la faccia. Quello che si chiede, ad esempio, dal punto di vista giuridico è che una legge contro l'omo e la transfobia non è semplicemente un aggravante su un reato, perché ovviamente l'aggressione è un reato verso chiunque di per sé, certo, ma si intende dare un input anche da parte dello Stato a un clima a livello sociale appunto più accogliente ed inclusivo, che comprende quindi tante azioni, l'informazione, perché appunto anche le persone prima facevano riferimento all'ignoranza, spesso si hanno dei pregiudizi, cioè non spesso, i pregiudizi nascono dalla non conoscenza, quindi ovviamente è molto articolato il lavoro di cui c'è ancora bisogno. Si parlava della città gay friendly e i commercianti tra l'altro hanno aderito in diversi, no? a darsi questa sorta di bollino, sì, tra virgolette. Sì, i commercianti hanno, diciamo, sono credo una categoria molto aperta, quindi ecco, non vedo perché. Poi tra l'altro è sempre un affare, quindi gente che viene, ma sicuro, ma anche il commerciante la vede sotto questo punto di vista.
questo, no? Quindi la vede e poi, cioè, chiaramente se fosse una cosa proprio che non gli va bene non lo farebbe probabilmente, però ecco io ancora diciamo che vedo, cioè, qui si parlava appunto certe volte di ignoranza appunto nel capire bene cosa è tutto ciò che rappresenta appunto questo mondo, però ecco, diciamo che si trovano personaggi di rilievo, di spessore, per dire anche tra i vari parlamentari, tra i vari nella Chiesa stessa, per dire, perché nella Chiesa stessa, nonostante che l'apertura di Papa Francesco, per dire che secondo me è una persona molto illuminata, però chiaramente ci sono anche tanti, ho visto certe dichiarazioni di alcuni cardinali, per dire che quasi quasi lo picchierebbero Papa Francesco, per dire, per quello che lui dice, per quello che... Simbolicamente. Simbolicamente, sì, sempre. La Chiesa lo fa sempre simbolicamente, mettiamolo. Sì. Però certe volte magari diciamo che non succedono cose proprio simboliche anche lì, insomma, no? Quindi ecco, dico che allora, come fare per cercare effettivamente di... credo ci vorranno ancora anni per alleviare questa ignoranza, per dire, no? Perché si vede che la nuova generazione diciamo, è molto più aperta, molto più disponibile, no? Però ancora c'è quella nicchia, diciamo, di personaggi, di persone che purtroppo, diciamo, che tirano un po' indietro, quindi non solo sul discorso di capire o meno, ma poi su tutte le varie voci, i diritti che voi chiedete, e magari ecco lì sì, sarebbero più disponibile a discutere e diciamo a dire parole anche più brutte certe volte, per dire, ecco. E quindi ecco, credo che appunto ci sia, ecco, io ritorno sempre a dire che probabilmente ecco, sì, bene questo rappresentare appunto questa richiesta di diritti appunto, però ecco, ritorno sempre a dire che probabilmente, almeno per quello che ho sentito dire, io sono quello che vi porta la voce su queste trasmissioni della gente, del popolo, esatto. Ecco, la cosa che dà più fastidio è questa di l'eccesso. Allora, tra l'altro ci riallacciamo, perché adesso dopo la tua cara pubblicità ritorneremo e sentiremo anche il sindaco di Arezzo. Sono un commerciante, quindi la pubblicità ci tiene. Dopo sentiremo il sindaco e sicuramente è abbastanza visibile un cambio di tono rispetto alla famosa intervista su Repubblica. Ne parliamo tra un attimo. Eccoci tornati, seconda parte di Nero su Bianco, Toscana Pride, ma anche diritti rivendicati. Allora, adesso ascoltiamo il sindaco. Prima con Veronica Vasarri ci fu, insomma, mi ricordo quando uscì questa intervista su Repubblica, il titolo era "No Rinelli, non voglio sesso in strada", ci furono delle reazioni abbastanza forti da parte anche vostra. Ora sentiremo un sindaco che, da quello che sappiamo, non c'è il patrocinio, però insomma il tono è un po' diverso. Non avete avuto modo di chiarirvi, di incontrarvi? Io è da dicembre che aspetto un incontro con il sindaco e quindi a questo punto penso che ci vedremo, non so, non c'è stata occasione. No, mi dispiace anche che appunto il dialogo ci sia stato soltanto a mezzo stampa. Incontrammo a giugno un membro della giunta, lui è non poteva partecipare all'appuntamento e da quel momento non ce n'è stato un altro, però insomma è un'occasione persa, secondo me mancata, di cui mi dispiace. Il sindaco però è una di quelle persone di cui io parlavo, che appunto che, insomma, trovano difficoltà, dici, a capire. Sentiamo. Farà tappa ad Arezzo il prossimo 27 maggio il Toscana Pride. Le famiglie arcobaleno hanno chiesto di incontrare il primo cittadino di Arezzo, insomma, lo incontrerà questa famiglia? Certo che sì, dunque io avevo già dato un appuntamento per un paio di settimane fa, poi non mi ricordo cosa c'è stato, credo che sia stata la, se non ricordo male, la concomitanza con l'apertura del Museo dell'Oro e con l'anticipo di Tajani che, anziché arrivare alle 10:30, è dovuto arrivare un'ora prima e quindi l'ho dovuto disdire quell'appuntamento. Gli ho chiesto di tornare, li ho riconvocati per sabato e sto aspettando la risposta
spero affermativa, che mi vengano a trovare. Ci sarà quindi un confronto, richiesto più volte dalle famiglie Arcobaleno? Sì, più che un confronto, in realtà da parte mia un po' la, ora non usiamo il termine curiosità, ma insomma la voglia di capire di che, come si organizzano, come funzionano queste famiglie, perché per me sono un'assoluta novità. Stessa curiosità l'ha espressa anche nei confronti del Toscana Pride, ha detto insomma non so in realtà bene di cosa si tratti, sono curioso di vedere, sì. Però dovranno attenersi ad un decalogo. Sì, diciamo quello che io ho già detto in precedenza, cioè quello che è la condizio sine qua non è la decenza, quindi comportamenti certamente allegri e spigliati, se no non sarebbe il Toscana Pride, però diciamo nell'ambito della di quel tipo di comportamento che non urta la suscettibilità delle persone che incontreranno nel percorso del corteo. Sono stati sicuramente dei punti che hanno scatenato delle polemiche, dei punti del suo decalogo, comunque quello che è uscito come il suo decalogo. Beh, non è un decalogo, parola grossa, hai detto atteniamoci, attenetevi a comportamenti corretti. Certo, la provocazione fa parte della stessa iniziativa e manifestazione, però la si può fare in tanti modi diversi. Quindi è una città amica che accoglie questo movimento e quindi vorrei che ci fosse un comportamento altrettanto amicale da parte loro. Prenderà parte la parata? Penso proprio di no. Posizione secondo me abbastanza più morbida rispetto a quell'intervista, alla domanda verrà, penso proprio di no. Però lì è l'errore, perché se non la vede questa parata come fa poi a farsene un'idea? Però vabbè, questa è una mia battuta. Ma la guarderà sulle fotografie, di nascosto magari. Se avesse visto quelle dell'anno scorso non avrebbe nemmeno lontanamente, gli sarebbe venuto nemmeno in mente di usare il termine decenza accostato a una manifestazione, perché sì, può essere provocatoria, può essere anche a tratti eccentrica, ma insomma quelle immagini lì non è che sono un pezzo, quelle immagini che avete visto anche adesso sono il corteo dello scorso anno, le persone che partecipano ai Pride, che non sono soltanto drag queen, persone transessuali o dello spettacolo, sono anche tanti ragazzi, ragazze, famiglie, genitori, di tutto insomma. Ne sono girate anche tante altre immagini però, Veronica, questo bisogna dirlo, c'è anche nei social immagini che sono state pubblicizzate dalla stessa comunità LGBTQI insomma eccetera, sì. Cioè, sono immagini che sono servite a fare propaganda, per cui e sono immagini che in effetti possono lasciare un po' perplessi, magari perché non sono direttamente un servizio diretto alla causa. Ecco, uno se non altro potrebbe pensare a questo, per cui io capisco da parte di un sindaco il desiderio che, basandosi su quello che magari ha visto, cioè i fatti di altre manifestazioni, non necessariamente come ripeti tu il Toscana Pride di Firenze del 2016, però in altre occasioni, quello che magari sorprende è che quel materiale fotografico sia poi stato usato per reclamizzare l'evento, per cui vuol dire che è materiale di cui uno si avvale per dire che quella è una parte dell'anima del Pride, dico soltanto qui, per cui magari si può capire, no, che non so nello specifico a quali immagini fa riferimento. Comunque io rivendico, come ho detto prima, che tra le istanze, le rivendicazioni c'è anche quella dell'autodeterminazione, della libertà di espressione, quindi anche la volontà di rompere insomma certi schemi rigidi. Vuoi dire, Davide? No, io vorrei dire che voglio ribadire questa assimilare quindi questa discriminazione nei confronti della donna con questo mondo, perché io quando tutte le sere torno a volte tardi e vedo tutta la zona da San Zeno all'Esselunga piena di ragazze nude lì che tutti sappiamo cosa fare, sinceramente provo un grande dispiacere, perché non mi piacerebbe vedere le donne in questo modo. Sentir parlare quindi di decenza, io credo che ci sono tanti luoghi, tanti posti indecenti che non ci dovrebbero essere, quindi
non so cosa verrà fatto nello specifico in questa manifestazione, però considerando l'ipocrisia che circonda questo mondo, la nostra società nei confronti dell'omosessualità, del mondo LGBT, io credo che un po' di reazione anche forte ci stia bene. Vede, professoressa, quando lei anche prima ha detto che si stupiva perché veniva chiesto da un punto di vista giuridico l'istituzione del reato di omofobia, cioè io credo che questo suo modo di comportarsi, cioè a lei che se viene riconosciuto un reato in più, un diritto quindi in più, non è che viene tolto qualcosa a lei, alle famiglie tradizionali o agli etero, cioè se viene riconosciuto, né tantomeno se si aggiunge ai reati sulle discriminazioni, io credo che si può essere indifferenti, ma essere contrari è assurdo. Allora dopo se questo suo modo di fare porta qualcuno a avere degli eccessi, è questo che provoca questi eccessi. Allora io credo che riconoscere i diritti, ampliare i diritti, non debba essere mai osteggiato da nessuno, soprattutto quando non vengono tolti a nessuno qualche diritto, quindi vengono aggiunti. Allora una società che cresce, civile, che riconosce i diritti, è una società che deve venire, come le ho detto prima, l'indecenza di queste ragazze sfruttate, ridotte in prostituzione, quella ci deve scandalizzare, e invece ci si concentra su questi aspetti. Io la invito veramente ad avere un atteggiamento diverso. I diritti, riconosciamoli. Sentiamo la questione. Allora, dunque, lei ha toccato due punti molto interessanti. Uno era il primo, nel quale lei mi dice che si possono aggiungere dei diritti, no? E una legge che tutela in più, no? Che si aggiunge a un'altra legge già esistente per tutelare in modo particolare, lei mi dice, una particolare categoria di persone, non dovrebbe né stupire né scandalizzare, ma anzi essere accolta come una sorta di progresso. E io le dico che invece secondo me non è un progresso, ma non lo è neanche nei confronti della categoria stessa di persone, perché se c'è una legge, la legge Mancino, che ci dice che non si può aggredire né verbalmente né psicologicamente, cioè non si possono fare aggressioni nei confronti di nessuno sulla base del sesso, della provenienza, sulla base del credo religioso, sulla base di nulla. Giustamente la legge Mancino ha una storia che conosciamo tutti, molto importante, solida, forte. Noi non dobbiamo fare violenza nei confronti di nessuno, a nessun livello. Quella legge tutela tutti, siamo tutti persone allo stesso identico modo. Siamo tutti persone allo stesso identico modo. Non capisco, e lei, perché le dà noia. Perché io sono d'accordo su questo, ma io non mi pongo nemmeno il problema. Ma lei che si pone questo problema. No, me lo pongo, lo sa perché? Perché non è chiaro. Aspetti, no, lei non mi fa. Però io l'ho fatta terminare. Allora, il problema del reato di omofobia è che non è chiaro che cosa si intende per omofobia. E io sono molto preoccupata, perché per esempio le faccio notare che se io dico, in un contesto per esempio qualsiasi, scolastico per esempio, ma non solo, io dico che per me, che io sono convinta che, come recita la Costituzione, un articolo che conosciamo tutti, che è l'articolo 29, che e davvero la famiglia è una società naturale che si fonda sul matrimonio. Se io dico che l'istituto del matrimonio riconosce e articola il legame tra un uomo e una donna in ordine alla filiazione, io dicendo questo, io potrei essere per qualcuno definita omofoba. Perché io mi oppongo, sì, perché è già successo. Ma lei non legga solo l'articolo 29, legga l'articolo io... 2 della Costituzione, perché... è un esempio, le sto facendo notare che se non è chiaro che cosa si intende per omofobia, se lei non mi specifica, non esiste una patologia che si chiama omofobia o transfobia, non è stata registrata, non c'è un ordinamento giuridico che ci dice l'omofobia è questo, per cui se a me mi dicono, allora, il furto è questo, io so che non devo rubare, per cui se rubo, so qual è la conseguenza del mio atto, ma se nessuno mi dice con chiarezza che cosa si intende per omofobia, guardi che non è mica una cosa tanto tranquilla, cioè per
Capisco bene il suo punto di vista, però lei cerchi di capire quello che le sto dicendo io, perché non è del tutto di fuori pensare che il reato di omofobia possa facilmente scadere nello psicoreato. Per cui se io parlo di determinate tematiche in un certo modo, magari con una certa passione o con la passione della mia convinzione, io automaticamente sono omofoba. Se io scendo in piazza per dire che secondo me la legge, il DDL Scalfarotto, come è successo quando sono scesa in piazza con le sentinelle in piedi, andrebbe rivisto, perché su certe tematiche bisognerebbe andarci più lentamente, o la legge sulle unioni civili, quando è orientata in ordine in modo particolare al matrimonio tra persone dello stesso sesso, e quindi in futuro, perché è tutto estremamente collegato ed è sotto gli occhi di tutti, che la produzione dei figli, comunque la stepchild adoption o quello che vogliamo dire, comunque la possibilità di legiferare in maniera più chiara e definitiva su quelle che vengono chiamate le famiglie omogenitoriali, secondo me ha bisogno di tempo. Produzione di figli, in che produzione senso? Di figli, intendo, glielo spiego, finisco il discorso. Che no, andrebbe, però aspetta, finisco il tema. Si spiega, se no sono gravi. No, no, cioè, finisco, credo che ha paura di, finisco il discorso. Se, dire tutto, se scendere in piazza per dire questo è essere omofoba, io le dico, guardi, che io non mi sento per niente omofoba. Produrre figli, secondo si me. Producono figli quando? E invece di avere figli, come succede quando un uomo incontra una donna e quindi si concepisce un figlio, si decide, per esempio, per parlare in termini molto diretti, quella che viene chiamata comunemente l'utero in affitto, la fecondazione eterologa e l'uso dell'utero in affitto, quindi dell'utero di una donna per avere un figlio all'interno di una coppia dello stesso sesso, chiaramente maschile, ecco, secondo me lì si può parlare in maniera in termini abbastanza, diciamo, chiari e diretti della produzione di un figlio, perché quel figlio è stato prodotto comunque in laboratorio. Lei su questo penso che non abbia... Per lei, se una coppia di attori americani adottano la stessa soluzione, non è produzione di figli. Esattamente la stessa cosa. Allora perché quando Ronaldo ha questi figli nello stesso modo nessuno si scandalizza? Me lo chiedo anch'io. E se lo fa lo sciagurato? Me lo chiedo anche io. E perché non accade mai, per esempio... Dica. Allora, vabbè, lei ha una visione, diciamo, molto restrittiva, perché sento che secondo lei dovrebbe fare figli solo chi li può avere naturalmente, quindi senza nessun tipo di assistenza, mentre oggi sappiamo benissimo che per avere figli la maggior parte delle coppie devono ricorrere a... non solo la terza, ma devono ricorrere a tutta una serie di mezzi che la scienza per fortuna mette al mondo. Certo. Però io ribadisco, mi stupisce che una professoressa, una persona che comunque dovrebbe insegnare ai ragazzi, si permetta di usare il termine produrre figli. Chi fa figli, chi ha figli, li fa con amore, qualunque sia il mezzo con cui lo... L'utero in affitto, l'amore non c'è. L'utero in affitto? Lei adesso ha parlato di una pratica, che l'utero in affitto. Dov'è l'amore? L'utero in affitto... Sentiamo la Veronica, però. Sì. Se no, diventa una cosa tra noi due, allarghiamo. L'amore sta nelle persone che hanno il desiderio di genitorialità e che hanno un istinto di genitorialità. Se partiamo dall'assunto, come mi pare tutti avete detto, che l'orientamento sessuale di una persona non deve essere un discrimine, non fa differenza, questo allora non fa differenza nemmeno nella volontà di diventare, nell'eventuale volontà di diventare genitore, nell'eventuale capacità genitoriale. Per cui se due persone dello stesso sesso hanno desiderio di genitorialità e la medicina, la scienza per fortuna mette a disposizione degli strumenti e delle pratiche per farlo, quello è amore di due persone che appunto desiderano diventare genitori. Detto questo, tra le istanze del Toscana Pride c'è anche quella dell'apertura dell'adozione, dell'istituto dell'adozione, ad esempio, alle persone di sesso diverso. Se appunto, come abbiamo detto tutti fin dall'inizio, l'orientamento sessuale di una persona non deve essere motivo di differenza o motivo di discriminazione. Sentiamo la poesia che sì. Dunque, allora, io partirei da... cambiando forse il punto di vista, perché in effetti io per esempio sono profondissimamente convinta che la capacità genitoriale di una coppia dello stesso sesso possa essere, parlando in termini educativi e affettivi,
pari a quella di una coppia di sesso diverso. Infatti non penso che sia questo il cuore del problema, io penso che ci siano due aspetti che non vengono presi in considerazione. Uno è il vero soggetto di diritti, che è il figlio, e che non viene citato, perché il vero soggetto di diritti è il figlio. Ed è a questo che mi riferisco quando uso quell'espressione molto forte che ho usato prima. Il figlio che si ritrova in una coppia dello stesso sesso, ad essere privato di un legame di parentela fondante per la sua identità, quale può essere la madre o il padre, viene privato per una decisione da parte della coppia stessa di qualcosa che fino ad oggi, e lo dimostra la realtà dei fatti, non soltanto degli studi, è stato fondamentale e fondante. È un vettore psichico dal quale non si può prescindere, per cui voglio dire, questa cosa secondo me forse andrebbe presa in considerazione e con serenità bisognerebbe forse mettersi di fronte a questa cosa, magari affrontandola e non in termini di amore tra le due persone, perché anche la capacità di amare un figlio ovviamente può essere la stessa o addirittura superiore, però non è di quello che si parla, o forse non è soltanto di quello che ha bisogno un figlio, tant'è vero che per esempio quando si parla di processi adottivi, per il figlio che viene adottato e che ha subito la ferita fortissima della privazione del padre e della madre, si è sempre stato detto e si dirà sempre che è fondamentale che possa ritrovare un ambiente familiare nel quale lui possa in qualche modo ritrovare la propria filiazione biologica. Questo penso che sia stato ancora poco analizzato e poco discusso per poter dire e per poter parlare di omogenitorialità. Cioè, mi sento di poter tocca dire... Tocca un tema che è sì. Cioè, molto sentito, cioè il diritto del bambino a avere comunque tutte e due, cioè il padre e la madre, cioè chi... Cioè, non chi fa da padre e esatto. Da madre, ma il padre e la madre. Nel senso, nessuno di noi... quando è stato concepito, è stato interpellato, nel senso non è che un figlio o una figlia quando nasce o quando viene pensato e concepito viene interpellato, scusa, ti va di nascere in questa famiglia così? Cioè, ora faccio una battuta, però è la verità, cioè, sono d'accordissimo che è un tema che va dibattuto e va approfondito, va conosciuto, in termini molto pacati e non di scontro, quindi il suggerimento che do io è sempre quello di conoscerle, vederle, le famiglie omogenitoriali, perché appunto questi bambini iniziano a frequentare gli asili del comune, ci sono e quindi tra un po' potranno Quanti anche sono? Parlare... C'è una stima. Allora, ad Arezzo le famiglie conosciute, io ovviamente parlo di quelle che fanno parte di famiglia Arcobaleno, sono tre. E nella Toscana, in Toscana sono molte di più e appunto si fa una stima che in tutta Italia siano più di 100.000 adesso i bambini nati da genitori di sesso, dello stesso sesso o comunque che vivono in famiglie ricostituite con due partner dello stesso sesso. Secondo te prevale il diritto appunto di un genitore che magari per vari motivi non può avere un figlio, oppure come dice adesso sentiremo l'assessore Tanti, non è un diritto a prescindere questo? Ma dunque, allora, il discorso è questo, secondo me la scuola qui deve fare appunto, deve svolgere un bel ruolo, perché prima di tutto spiegare perché ci sono due mamme oppure due babbi, e quindi perché è chiaro che quando il bambino va a scuola... Cioè la scuola deve spiegare perché ci sono due mamme e due babbi, sì, questo, credo, lo ripeto per un attimo. Io credo che sia necessario perché i bambini... Perché è possibile che ci siano due mamme e due babbi? Sì, è sicuro. Sì, perché ci deve essere comunque un terzo soggetto, perché due babbi insieme un figlio non lo fanno, cioè nel senso sì, appunto, bisogna questo, contemplare questa complessità e spiegare prima, infatti, questa complessità okay. Tramite una terza persona chiaramente okay, che, okay. Non conosciamo, che non conosciamo, che non conosciamo e che il figlio non conosce, ecco, quindi io ecco, dico che quindi qui la scuola deve svolgere un ruolo che è importante, perché tanto se andiamo avanti con questo con questi diritti che onestamente tutti riconosciamo che siano anche giusti. Quindi ecco, bisogna che qualcuno spieghi ai bambini magari
diciamo che dopo, quando saranno più grandi, capiranno da sé, però quelli di 5 o 6 anni che vedono uno che ha due babbi o due mamme, insomma qualche difficoltà penso che gli si presenti, insomma, ecco, la difficoltà degli altri, così, appunto, la difficoltà degli altri, no, ma basta, oggettiva è la ma difficoltà, basta sentire le storie veramente dei bambini, cioè non i bambini, posso dire, sono più intelligenti di noi, forse, no, non se lo pongono neanche il problema se lo pongono gli adulti, il problema ce lo stiamo ponendo noi in questo momento, perché cioè, l'esperienza di sapere da dove viene, ma certo, ma quello è un altro discorso, esattamente vale lo stesso discorso per i bambini, per i ragazzi adottati, ci può essere la necessità, e non sempre è possibile riconoscere al genitore biologico o a un donatore o a una donatrice nel caso di chi fa accesso alla fecondazione. Però da una parte quanti si parla di una ferita della vita, insomma l'adozione dietro a una ferita involontaria, una ferita della vita, sì, però me le hai messe tu insieme queste due cose, è vero che anche il bambino, ma la ricerca di da dove vengo, cioè di inserirsi all'interno di una genealogia che ti dia un posto nella storia è legittima, cioè il fatto che venga negato da prima dal genitore la figura materna o la figura paterna, io penso che debba essere oggetto di tanta riflessione, cioè almeno questo, perché non è una roba grossa, non è una cosa così da poco che si può liquidare. Anche se io ho visto anche tanti filmati, li abbiamo visti anche insieme, sì, sì, sì. Ho visto tanti filmati, insomma, della realtà delle famiglie appunto cosiddette omogenitoriali, insomma, e vedo e si vedono i bambini, ovviamente, insomma, i bambini felici, non è che io dico che all'interno il bambino soffre maledettamente e quindi, no, non sto dicendo questo, sto dicendo ragioniamo sulla radice di questa cosa e cerchiamo di capire che cosa stiamo facendo. Se è anche il bene proprio del bambino. Volevo chiedere, questa è la domanda che ci dobbiamo fare, cioè la dobbiamo fare anche con quella onestà, insomma, che ti pone di fronte non soltanto agli studi. Anche perché studi. Si parla di quei bambini che magari negli anni, anche tanti anni fa, venivano abbandonati, abbiamo visto a volte tante storie comunque che escono con questa ferita, comunque di voler conoscere ad esempio, no, il genitore biologico, ma chiaro, è normalissimo, crescono comunque con qualcosa, poi non sappiamo come crescere, cioè ancora non lo possiamo dire, la ricerca dire della tua storia, no? Ce l'hai dentro. Io spero che, diciamo, che tutto ciò che avviene, cioè diciamo la procreazione di un bambino, sia veramente sempre fatta e concepita con amore, perché mi dispiacerebbe molto che certe volte fosse fatta tanto per dire abbiamo acquisito un diritto. Posso fare una battuta? Abbiamo acquisito un diritto e quindi ora anche noi possiamo fare a un bambino, magari, perché tanto, come dice appunto, come di età, questo è un rischio che non si corre, lo sa, perché non è obbligatorio avere, naturalmente, insomma, cioè, no? Ma infatti naturalmente a volte i figli capitano, no? Sì. E in questo caso non possono capitare, nel senso che chi, perché poi ovviamente non è che avere un diritto vuol dire che tutti abbiano un desiderio di genitorialità, assolutamente, ma insomma chi ce lo ha deve fare un percorso talmente lungo, in questo momento in Italia anche costoso, perché non è possibile per le coppie dello stesso sesso accedere a nessuna pratica di procreazione, che non può essere presa alla leggera, assolutamente. Sentiamo, arrivo subito da te, Lucia Tanti, l'abbiamo sentita, in occasione sono stati presentati gli aggiornamenti di quel protocollo che era stato firmato a fine dicembre sull'affidamento di alcuni minori, un progetto che sta andando molto bene, ce ne sono più di 25 che sono coinvolti in questo progetto. In questa occasione l'assessore Tanti così ha parlato, secondo lei, del diritto o no a essere genitori a prescindere. Sentiamo. I 25 minori che erano sostanzialmente in mezzo a una strada, rischiavano di andarci, e oggi hanno trovato una casa ad Arezzo. Partiamo dal presupposto, forse non molto di moda, ma sul quale invece punteremo, che non c'è il diritto ad avere figli, ma c'è il diritto ad avere genitori. E quindi ribaltiamo un po' la situazione: il diritto di un bambino che è già nato o che è già nata è di avere un contesto nel quale crescere, quindi non c'è il diritto o un'imposizione o una volontà pervicace a voler figli per forza, ma siccome ci sono tanti figli che non hanno genitori, beh, a quei figli è invece un dovere dare una risposta.
Un bilancio positivo, un cammino anche che proseguirà per altri 3 anni, fino alla fine del mandato? Sì, rifaremo il protocollo ormai a dicembre, perché scade a dicembre, lo rifaremo per 3 anni, di modo che chiudiamo insieme al primo mandato Ghinelli, ed è evidente che quello che puntiamo è quello di aumentare il numero di famiglie disponibili all'affido. È un atto di grande generosità e anche di grande intelligenza, perché gli istituti, per quanto possano essere, ve ne sono, competenti, capaci, buoni, non sono mai una famiglia, e quindi la prima risposta è una famiglia. L'appello proprio in questo momento, dove, lo ribadisco con forza, ma il concetto culturale è questo, dove ci si aggeggia tanto a voler dimostrare che si ha un diritto ad avere figli, noi diciamo ci sono già dei figli che hanno un diritto ad avere dei genitori. Si aggeggia tanto, dice Luciata, velocemente perché siamo in chiusura. David. Io credo che ci si preoccupa molto ora di questo aspetto, ma che sia veramente sicuramente da approfondire. Io mi preoccuperei molto di più della crescita dei bambini già nati o che dovranno nascere, che possano, specialmente quando sanno di essere diversi dagli altri, perché magari sono omosessuali, e quindi poter crescere bene, cosa che non è avvenuta fino ad oggi nella nostra società, salvo qualche rara eccezione. E quindi i bambini che sappiano che se provano attrazione, siano da bambini dello stesso sesso, non hanno nulla di strano, non sono malati, possono crescere bene, possono avere la loro vita. Oggi nel nostro paese possono avere anche il matrimonio come gli altri, che non si chiamerà in quel modo, ma di fatto è la stessa cosa. E quindi credo che questo sia fondamentale, quindi non preoccuparci solo dell'aspetto che per alcuni viene considerato egoistico, di avere figli quando non è possibile averlo, ma io mi preoccuperei molto di più, e soprattutto che chi nasce con queste caratteristiche cresca bene, cresca tranquillo, che non sia discriminato, che non sia messo nelle condizioni di doversi vergognare o di nascondere o di credere, peggio, che è anche malato. Questo che credo che sia veramente quello che è grave, che la nostra società ha sempre fatto, e quindi l'ipocrisia, che di arrivare al punto, la tolleranza, quindi basta, si può fare ma non si deve dire, non si deve far vedere. Ecco, questo credo che sia veramente quello che la manifestazione di sabato deve riuscire a fare fondamentalmente, perché poi tutto il resto è secondario. Quindi, considerato che è scientifico che in un paese dal 5 al 10% della popolazione è omosessuale oppure transessuale, eccetera, quindi una fetta molto ampia della popolazione, facciamoli crescere, facciamoli vivere bene e in salute. Scuotiva il capo Veronica sulla parità dei matrimoni. Sì, ha detto adesso che, no, in realtà l'unione civile non è un matrimonio, purtroppo, quindi ancora, nonostante molti dei diritti siano riconosciuti, ma solo il fatto che esista un istituto ad hoc per le persone dello stesso sesso di per sé è una discriminazione. Quindi quello che noi chiediamo, ovviamente, nel percorso, è di arrivare al matrimonio egualitario. Assessore Tanti, toccava il tema, insomma, anche dei tanti bambini che sono nelle case famiglia, anche qui insomma c'è un abuso sicuramente anche di bambini collocati spesso con motivazioni insomma non proprio ortodosse. Ci sono insomma diverse storie in Italia, al di là di situazioni dove magari è giusto l'allontanamento. Ecco, chiedo se come Forum delle Famiglie sareste favorevoli ad aprire diciamo l'adozione anche a coppie omosessuali di magari bambini che sono in istituto, quindi già nati. Ma io, come ho detto prima e ribadisco questa cosa, non è un problema di genitorialità e basta e una famiglia. Io penso che una famiglia all'interno della quale crescano dei figli debba comporsi di un padre e di una madre, e laddove una delle due figure venga sottratta ai figli, si privano i figli di qualcosa di fondamentale per la loro crescita. Questo, abbiamo 150 anni di pedagogia alle spalle, abbiamo la realtà dei fatti davanti a noi, tant'è vero che appunto stavamo dicendo proprio prima che anche il fatto stesso di dover spiegare determinate cose ai ragazzi, lei parlava prima, no, del discorso di spiegare ai ragazzi determinate cose, crea grosse difficoltà, perché ci sono molte criticità in tutto questo, no?
E per cui, ripeto, no, io non sarei d'accordo, perché non è soltanto l'amore la componente che viene richiesta per fondare una famiglia ad una coppia di persone che decidano di mettere su famiglia. L'amore è una condizione importante, ma non è sufficiente per mettere su famiglia, l'amore tra due persone, anche perché poi, voglio dire, è discriminante comunque estenderlo a due persone dello stesso sesso, perché tre persone dello stesso sesso potrebbero avere lo stesso desiderio, per cui bisogna insomma cercare di riflettere molto su questa cosa. Sì. Poi un'altra cosa, sì, che finisco questa cosa qua, e questo discorso che si faceva adesso, c'è anche un'altra deriva molto prossima, secondo me, parlando di unioni o matrimoni tra persone dello stesso sesso, che è questo livellamento delle differenze, perché l'uguaglianza, che è una cosa fondamentale all'interno di una società, l'uguaglianza dei diritti tra tutti, uomini, donne, tra tutte le persone, si parlava prima di accoglienza, ora si parla tantissimo di inclusione, accogliere una persona come ricchezza sempre è il fondamento di una società civile, una persona che se la pensa diversamente da me, che vive una vita diversa da me, che fa scelte diverse, di qualsiasi persona si stia parlando, una persona è comunque una ricchezza ed è sacra e inviolabile, come sacra e inviolabile la vita sempre. Però è chiaro che insomma una situazione di questo genere potrebbe benissimo portare ad una sorta di indifferentismo sessuale, perché poi alla fine indifferentismo sessuale, perché certificati di matrimonio, certificati di famiglia, poi a un certo punto dovranno comunque avere le loro variazioni. Quando si parla di genitore 1 e genitore 2, si parla proprio perché poi le difficoltà da tanti punti di vista si assommerebbero sempre di più e si assommeranno sempre di più, e a un certo punto arriveremo al punto che si parla di comunità LGBTQI, insomma sono già, è già un acronimo che comprende tantissime realtà e che dovranno venire articolate all'interno di un ipotetico istituto di questo genere qua, che non comporterà e non sarà necessariamente una cosa così semplice in una società che comunque fino adesso è stata binaria, fondata su maschio e femmina, realtà tra l'altro. L'argomento è vero, ci confutato. Secondo lei, omosessuali si nasce o si diventa? Allora, io le dico con molta franchezza che sul discorso dell'omosessualità in sé per sé io non mi pronuncio mai volentieri, perché crea tantissimi fraintendimenti. E poi si evince immediatamente che la sua è una domanda fatta appositamente per mettere in difficoltà, non per arricchire il dialogo. Per cui ci sono tanti studi, uno può leggere quello che è stato scritto fino adesso e poi prendere le proprie decisioni. Ma non su questa cosa qua, le dico la verità, ho letto tanto, però una risposta diretta in questo momento non gliela saprei dire. Certo, guardando tutto quello che viene detto e in modo particolare dalle comunità, appunto dalle comunità LGTB, sembrerebbe che si volesse dire contemporaneamente due cose, cioè che omosessuali si nasce. Però poi, siccome l'identità sessuale è qualcosa che si può costruire, anzi è proprio una costruzione sociale, per cui è una costruzione sociale, ne parlano le teorie di genere, insomma comunque gender studies, e allora a quel punto però non è più vera la cosa che gli omosessuali si nasce, perché in qualche modo la costruzione del tuo genere è una cosa che decidi tu nel corso della tua vita, a seconda anche dell'influenza della società. Quindi insomma, se io dobbiamo chiudere. Beh, l'hanno fatto diventare un argomento anche a livello mediatico che sembra avere avuto il sopravvento sì su qualsiasi altra problematica in questo momento. Non capisco il perché, onestamente. Pur essendo però contraria, supera, però interessata, quindi meriterebbe un'altra trasmissione. Io ringrazio David Faltoni, Piero Franchini, ovviamente buon giornata del Toscana Pride il 26. Sì, 27. In realtà, se posso approfittare dell'ultimo minuto,
Gli eventi aspettando il Toscana Pride sono già iniziati e chiunque fosse interessato, appunto già da stasera e per tutta la settimana ci saranno iniziative al cinema, mostre fotografiche, incontri che possono essere occasioni anche di approfondimento e di conoscenza per entrare un po' più nello specifico degli argomenti e conoscere prima della grande parata di sabato. Grazie davvero per gli spunti di riflessione interessanti alla professoressa Chiara Tommasiello, sicuramente ne torneremo a parlare. Grazie a tutti, buonasera. Grazie, buonasera a tutti, grazie.